anche questo. Allora io intanto adesso introdurrei, prego, puoi venire, Elena Peli, la nostra la telecamera è di qua, perché intanto bisogna, facciamogli un bel primo piano. Ah, ti siedi, ecco, perfetto, perfetto. Elena Peli, appunto, cantautrice, poi ci racconterai un po', adesso questo microfono è per cantare, poi te ne diamo un altro. E ci fai ascoltare questo primo pezzo che è tratto dal tuo CD. Perfetto, non parlare, canta. Poi ci rivediamo, che è Two of Us, Elena Peli. Abbiamo tagliato l'applauso per Elena Peli, insomma adesso questo è tutto per te. Vi ringrazio. Insomma, è finito adesso. È finito adesso da prima. È finito adesso, difatti. 5 minuti di applauso, insomma, te la sei meritato. Poi tra l'altro se ti abbiamo messo vicino, ringraziamo credo Marco Rondini che è dovuto scappare, insomma, perché ognuno abita insomma, un po' lontano dalla nostra sede. E ti abbiamo messo vicino al regista Alberto Moroni, insomma chissà che poi nasca una collaborazione. Attenzione, non posso dirlo. Insomma, oltre ad essere una brava cantante, un bel volto, chissà che magari inizi una carriera da attrice. Insomma, grazie. Adesso puoi parlare, il microfono funziona. Ah sì. Ecco, vedo che ti trattenevi, puoi parlare. Questo brano fa parte di un CD? No, in realtà è un brano, un singolo, diciamo. Non fa parte di nessun progetto. Two of Us, che significa? Two of Us. Sarebbe due di noi, in italiano è un'espressione un po' particolare, però... Diciamo un po' noi, io e te, quindi un po' romantica. Sì, parla di un addio, quindi romanticismo ce n'è ben poco, però diciamo più di sguardi. Spesso il romanticismo finisce al giorno d'oggi, insomma. Sì, finisce, però lo sguardo resta.
resta nella memoria. È rimasto quindi... lo sguardo e la memoria, sì. E i ricordi. Allora, parla un poi po' di lei. Poi sentiamo un altro brano che invece, no. Scusami Roberta. Riformulo poi la domanda, perché chiedevo se era la sua storia personale un po'. Sì, penso sia almeno la storia di tutti. Vuoi sempre indagare, insomma, adesso devi andare a mettere zizzania, insomma, a scoprire se... Volevo scoprire. Sai, ognuno sì. di noi forse ha avuto un momento, diciamo, di infelicità romantica, insomma, no? Di essere lasciato, di lasciare, insomma. Tu però, hai raccontato un po' una cosa... È un gioco di sguardo, diciamo... Autobiografica. Sì, sì, diciamo, penso che riscontri, cioè... racconti un po' la storia di tutti, diciamo, chi non ha mai avuto un colpo di fulmine, e quindi questo gioco di sguardi, secondo me, ho cercato di descriverlo in questo brano. Bello, bravo. Grazie. Bene, poi sentiamo un altro brano invece in sì, spagnolo. Sì, in portoghese. Portoghese, sì. Perfetto. Você foi a mia vida, eri la mia vita, e anche qui si tratta insomma, di amore, di passione. Sempre al passato, ma insomma, poi sei una bella ragazza, insomma, credo che tu non abbia... problemi di spasimanti, insomma, scusami la battuta. No. Roberta, allora, tu volevi finire una domanda? Giovane. Mi basta. Desejo do nosso primeiro encontro no café de São Luís. Você roubou minha atenção no café de São Luís. Quando pergunto por você e ninguém sabe, você me ouviu, se eu sinto você, sabe que te esperava. Você foi a minha vida, você foi a minha paixão. Você, você, que você foi a minha vida. Você foi a minha vida, você foi a minha paixão. Você, você, que você foi a minha vida. Podíamos pedir uma batida, seguir nos mesmos passos. Respirava o teu perfume sensual, segui os mesmos passos. Quando pergunto por você e ninguém sabe, você me ouviu, se eu sinto você, sabe que eu te esperava. Você foi a minha vida, você foi a minha paixão. Você, você, que você foi a minha vida. Você foi a minha vida, você foi a minha paixão. Você, você, que você foi a minha vida. Você, que você. Thank you.
questa era la voce di Elena Peli, insomma, cantautrice di casa nostra, ma ben presto internazionale, siamo certi. E questa è una canzone. Você foi a mia vida. Fa parte di un progetto che ho sviluppato circa 2 anni fa, un progetto sociale, e colgo l'occasione per ringraziare Suor Jean Paulina e Suor Maria Rose, che mi hanno appunto aiutata nella traduzione con la lingua francese e portoghese. Il progetto trattava di acqua, quindi un'emergenza, diciamo, quindi argomenti attuali, come appunto mi ricollego al tema della droga, diciamo, di attualità. E speriamo di aver fatto del bene. Questo è appunto il mio ringraziamento alle comunità che operano e fanno veramente molto per la nostra società. Assolutamente. Ma grazie anche a te per il tuo impegno. Grazie. Applauso, ci sta. La canzone, lo titolo tradotto è... Eri la mia vita, sì, in questo caso parliamo sempre di amore, però amore di due persone che si ritrovano. Ogni tanto fa bene anche ritrovare. Ogni tanto fa bene ritrovare. Allora, cambiamo adesso completamente argomento.